novelle per un anno, come le intitolò lo stesso Pirandello. Buenas tardes a todos y a todas y muy bienvenidos al segundo encuentro de la lectura dedicada a los cuentos de Luigi Pirandello por Vincenzo Pirrotta con introducción de Sara Zappulla Muscará. Para los entre ustedes que ya participaron al encuentro el miércoles pasado, saben que esta actividad se desarrolla en vivo con Italia, donde justamente están basados en este momento Vincenzo en Palermo y Sara en Catania. Buonasera a tutti. La novella C'è qualcuno che ride vede la luce il 7 novembre 1934 sul Corriere della Sera, cioè un mese prima dell'assegnazione del Nobel e due anni prima della scomparsa dello scrittore. E come tutte le novelle dell'ultima stagione di Pirandello, ambigua, controversa, non facile da decrittare. Si apre in un immenso salone dove, in mezzo ad una folla di invitati, serpeggia all'improvviso una voce. C'è qualcuno che ride. Si tratta di una riunione, a scrutare il volto, che ha l'aria di uno dei soliti trattenimenti cittadini in tempo di carnevale. È evidente il significato antifrastico di quel molto seria accostato al carnevale. La verità è che gli invitati non sanno il perché di quella adunata, il cui invito però è giunto come un perentorio appello. Si guardano con sospetto, non sanno se si devono mettere in evidenza o nascondere, non osano chiedere notizie di che cosa si tratta, temendo di mostrarsi ignoranti di una notizia importante. È un incubo e il vocabolo si ripete più volte. Sembra serpeggiare con questa dissacrante risata un'atmosfera assurda, kafkiana. Gli invitati, alcuni dei quali ballano per darsi un'apparenza di festa, sembrano giocattoli così spuntati all'improvviso, pupi sul palcoscenico della vita. Pupi siamo nel Beretta Sonagli, dove ciascuno recita il suo ruolo, come peraltro facciamo nella società, dove ci sforziamo di indossare una maschera. Ancora una volta il contrasto fra essere e apparire, vita e forma. Quella risata trattenuta, e quindi più evidente, più sonora, di una ragazzotta che si muove però, nella sala, e non è solo quella, c'è anche un giovanotto che, inseguendola, ride come un pazzo. È un ometto, così una figura caricaturale, una specie di clown. Tutti e tre, padre e due figli, in quell'atmosfera seria, si cercano con gli occhi e ridono. E il pensiero corre all'orribile risata nel finale sempre del Beretta Sonagli, o al derisorio riso nel finale di Così è se vi pare, di fronte alla pretesa di voler conoscere la verità. Il riso, con differenti significati, è spesso presente in Pirandello. In C'è qualcuno che ride, i tre, infine, fuggiranno per l'enorme sardonica risata che investe ora gli invitati, terrorizzati che tutti siano improvvisamente impazziti. Ancora una volta il pirandelliano fil rouge della pazzia. Quale il significato
l'allegoria della novella, l'ipotesi più plausibile è che si tratti di una feroce satira di una adunata fascista e insieme della società tutta. E qui si tocca un tema molto dibattuto, quello dell'atteggiamento contraddittorio di Pirandello nei riguardi del fascismo. Come contraddittoria è tutta l'opera pirandelliana, un'opera, invero, che non conclude. E perché, si chiede lo scrittore, a proposito delle critiche che gli facevano, deve concludere l'opera mia, se è la vita che non conclude. Pirandello aveva concepito un grande progetto, un teatro di Stato, che Mussolini aveva promesso di finanziare, ma non mantenne poi la promessa. Forse perché si era reso conto che l'opera di Pirandello era lontanissima dall'ideologia fascista. Anzi, la sua poetica, così nichilista, così graffiante, era tutto l'opposto. Per questo Mussolini appoggiò sempre D'Annunzio e non Pirandello e sostenne per il premio Nobel Grazia Deledda per il fascismo più innocua, quindi la scrittrice sarda lo ebbe prima. E quando lo ebbe Pirandello, nessun festeggiamento ufficiale gli fu riservato in Italia, e diversamente da come accadde negli altri paesi europei. Resta quindi la provocatoria adesione di Pirandello al fascismo nel momento più critico, più inopportuno, più impopolare, dopo il delitto Matteotti, quando tutti gli intellettuali presero le distanze, quel che più conta è che la sua è un'opera apolitica, non legata al momento storico, come per esempio quella di Brecht, ma sempre attuale, di tutti i tempi, universale, avendo al centro l'uomo e la sua pena di vivere così. Sicché basta. Nell'ampio consenso di uno stravagante, seria adunata, il dissacrante qualcuno che ride. C'è qualcuno che ride. Serpeggia una voce in mezzo alla riunione. C'è qualcuno che ride. C'è qualcuno che ride. Qua, là, dove la voce arriva, è come se si drizzi una vipera o un grillo springhi o sprazzi uno specchio a ferire gli occhi a tradimento. Ma chi osa ridere? Tutti si voltano di scatto a cercare in giro con occhi fulminanti. Il salone enorme, illuminato sopra la folla degli invitati dallo splendore di quattro lampadari di cristallo, rimane in alto, nella tetragine della sua polverosa antichità, quasi spento e deserto. Solo pare allarmata, da un capo all'altro della volta, la crosta del violento affresco secentesco che ha fatto tanto per soffocare e confondere in un nerume di notte perpetua le truculente frenesie della sua pittura. Si direbbe non veda l'ora che ogni agitazione cessi anche in basso e il salone sia sgombrato. Qualche faccia lunga, forzata con pietoso stiracchiamento ad un afflitto sorriso di compiacenza, forse a guardar bene si trova, ma nessuno che ride propriamente. Ora, sorridere di compiacenza sarà lecito, sarà, credo, anzi, doveroso, se è vero che la riunione molto seria vuole avere anche l'aria d'uno dei soliti trattenimenti cittadini in tempo di carnevale. C'è difatti sulla pedana, coperta da un tappeto nero, un'orchestrina di calvi inteschiati che suona senza fine, ballabili, e coppie ballano.
per dare alla riunione un'apparenza di festa da ballo. All'invito e quasi al comando di fotografi chiamati apposta. Stridono però talmente il rosso, il celeste di certi abiti femminili ed è così ribrezzosa la gracilità di certe spalle e di certe braccia nude che quasi vi ho fatto di pensare quei ballerini non siano stati estratti di sotterra per l'occasione. Giocattoli vivi d'altro tempo, conservati e ora ricaricati artificialmente per dar questo spettacolo. Si sente proprio il bisogno, dopo averli guardati, di attaccarsi anche di solido e rude. Ecco, per esempio, la nuca di questo vicino aggrondato che suda, suda, fa un azzo e si fa vento con un fazzoletto bianchissimo. La fronte da idiota di quella vecchia signora. Strano, intanto, sulla squallida tavola dei rinfreschi, i fiori non sono finti. E allora fa tanta malinconia pensare ai giardini da cui sono stati colti questa mattina sotto una pioggerella chiara che spruzzava lieve, pungente. E che peccato questa pallida rosa già disfatta che serba nelle foglie cadute un morente odore di carne incipriata. Sperduto quella tra la folla, c'è anche qualche invitato indomino che sembra un fratellone in cerca del funerale. La verità è che tutti questi invitati non sanno la ragione dell'invito, non lo sanno. È suonato in città come l'appello ad una adunata. Ora, perplessi se convenga meglio appartarsi o mettersi in mostra, che non sarebbe neanche facile tra tanta folla, l'uno osserva l'altro e chi si vede osservato nell'atto di tirarsi indietro o di cercare di farsi avanti appassisce e resta lì. Perché sono anche in sospetto l'uno dell'altro e la diffidenza nella ressa da smanie che a stento riescono a contenere. Occhiate alle spalle s'allungano oblique che appena scoperte si ritraggono come serpi. Oh, guarda, sei qua anche tu. Ci siamo tutte e due, mi pare. Nessuno, intanto, osa chiedere perché, temendo d'essere lui solo ad ignorarlo. Il che sarebbe colpa nel caso che la riunione sia stata indetta per prendere una grave decisione. Senza farsene accorgere, alcuni cercano con gli occhi quei due o tre che si presume debbano essere in grado di saperlo. Ma non li trovano. Si saranno riuniti a consulto in qualche sala segreta dove di tanto in tanto qualcuno è chiamato e accorre impallidendo e lasciando gli altri in un ansioso sbigottimento. Si cerca di desumere dalle qualità di chi è stato chiamato e dalla sua posizione e dalle sue aderenze che cosa di là possa essere in deliberazione e non si riesce a comprenderlo perché poco prima è stato chiamato un altro di qualità opposte ed aderenze affatto contrarie. Nella costernazione generale per questo mistero l'orgasmo va crescendo di punto in punto. Si sa un'inquietudine come fa presto a propagarsi e come una cosa passando di bocca in bocca si alteri fino a diventarne un'altra. Arrivano così da un capo all'altro del salone tali enormità da far restare tramortiti. E dagli animi così tutti in fermento vapore si diffonde come un incubo nel quale al suono angoscioso e spasimante di quell'orchestrina tra il brusio confuso che stordisce e i riverberi dei lumi negli specchi i più strani fantasmi guizzano davanti agli occhi di ciascuno
È come un fumo che trabocchi in dense volute dalle coscienze che covano in segreto il fuoco di inconfessati rimorsi. Apprensioni traboccano e paure e sospetti d'ogni genere. In tanti, la smania istintiva di correre subito a un riparo ha i più impreveduti effetti. Chi sbatte gli occhi di continuo, chi guarda un vicino senza vederlo e teneramente gli sorride, chi sbottona e riabbottona senza fine un bottone del panciotto. Meglio far visita di niente, pensare a cosa viene, la Pasqua che è bassa quest'anno, uno che si chiama Buongiorno. Ma che soffocazione! Intanto, questa commedia con noi stessi. Il fatto, se è vero, che qualcuno ride, non dovrebbe far tanta impressione, mi sembra, se tutti sono in quest'animo. Ma altro che impressione! Suscita un fierissimo sdegno, è proprio perché tutti sono in quest'animo. Sdegno come per un'offesa personale, che si possa avere il coraggio di ridere apertamente. L'incubo grava così insopportabile su tutti, appunto perché a nessuno par lecito ridere. Se uno si mette a ridere e gli altri seguono l'esempio, se tutto quest'incubo frana d'improvviso in una risata generale, addio ogni cosa. Bisogna che in tanta incertezza e sospensione d'animi si creda e si senta che la riunione di questa sera è molto seria. Ma c'è poi veramente qualcuno che seguita a ridere, nonostante la voce che serpeggia ormai da un pezzo in mezzo alla riunione? Chi è? Dov'è? Bisogna dargli la caccia, afferrarlo per il petto, sbatterlo al muro e tutti coi pugni protesi domandargli perché ride e di chi ride. Pare che non sia uno solo. Ah sì? Più d'uno? Dicono che sono almeno in tre. Ma come? Di concerto o ciascuno per sé? Pare di concerto. Di concerto, tutti e tre. Ah sì? Venuti dunque col deliberato proposito di ridere. Pare. È stata prima notata una ragazzona vestita di bianco, tutta rossa in viso, prosperosa, un po' goffa, che si buttava via dalle risa in un angolo della sala di là. Non ci si è fatto caso in principio, sia perché donna, sia per l'età. Ha solo urtato il suono inatteso della risata e alcuni si sono voltati come per una sconvenienza, diciamo pure impertinenza, tracotanza là, se si vuole, ma perdonabile. Via, via, un riso da bambina, del resto subito troncato, vedendosi osservata. Scappata via da quell'angolo, curva, comprimendosi con tutte e due le mani sulla bocca, ha fatto senso, questo sì, udirla ancora ridere di là, in un prorompimento convulso, forse a causa della compressione che fuggendo s'era imposta. Bambina! Ora si viene a sapere che ha a dir poco 16 anni e due occhi che schizzano fiamme. Pare che vada fuggendo da una sala all'altra, come inseguita. Sì, 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 inseguita! Difatti è inseguita! Sì, è inseguita da un giovinotto molto bello, biondo come lei, che ride anche lui come un pazzo inseguendola. E di tratto in tratto si ferma sbalordito dall'improntitudine di lei che si ficca dappertutto. Vorrebbe darsi un contegno, ma non ci riesce. Si volta di qua e di là, come sentendosi chiamare, e certo si morde così le labbra per tenere a freno un impeto di larità che gli gorgoglia dentro e gli fa sussultare lo stomaco. Ed ecco che ora hanno scoperto anche il terzo,
un certo mento elastico che va ballonzolando e battendo i due corti braccini sulla pancetta tonda e soda come quelle bacchette sul tamburo, la calvizie specchiante tra una rossa corona di capelli ricciuti e una faccia beata in cui il naso gli ride di più sulla bocca e gli occhi, sì, gli occhi gli ridono e il naso, il mento, e gli ride la fronte. Gli ridono perfino le orecchie. In Marsina, come tutti gli altri, ma chi l'ha invitato? Come si sono introdotti nella riunione? Nessuno li conosce, nemmeno io. Ma so che lui è il padre di quei due ragazzi. Signore agiato che vive in campagna con la figlia, mentre il figlio è agli studi qua in città. Saranno capitati a questa finta festa da ballo per combinazione. Chissà che cosa, venendo, si saranno dette tra loro, che intese e scherzi segreti si saranno tra loro da tempo stabiliti, burle note soltanto a loro, polveri in serbo, colorate da fuochi d'artificio, pronte a esplodere a un minimo incentivo, sia pure d'uno sguardo di sfuggita. Fatto si è che non possono stare insieme. Si cercano però con gli occhi da lontano e appena si sbirciano voltano la faccia e sotto le mani spruffano certe risate che sono veramente scandalose in mezzo a tanta serietà. L'ossessione di questa serietà è così su tutti incombente e soffocante che nessuno riesce a supporre che quei tre ne possono essere fuori, lontani, e possono avere in sé invece una innocente e magari sciocca ragione di ridere, così di nulla. La ragazza, per esempio, solo perché ha 16 anni e perché è abituata a vivere come una puledra in mezzo ad un prato fiorito, una puledra che imbizzarrisca a ogni alito d'aria e salti e corra felice, non sa lei stessa di che. Si può giurare che non si accorge di nulla. Non sa lei stessa di che non ha il minimo sospetto dello scandalo che sta sollevando insieme col padre e col fratello, così anch'essi festanti, alieni e lontani d'ogni sospetto. Sicché, quando riuniti alla fine tutte e tre su di un divano della sala di là, il padre in mezzo tra il figlio e la figlia, contenti e spossati, con un gran desiderio di abbracciarsi per il divertimento che si sono presi, sgorgato dalla loro stessa gioia in tutte quelle belle risate come in un fragorio d'effimere spume, si vedono venire incontro dalle tre grandi porte vetrate come una nera marea sotto un cielo d'improvviso, incavernato, tutta la folla degli invitati, lentamente, con melodrammatico passo di tenebrosa congiura. Da prima non capiscono nulla, non credono che quella buffa manovra possa essere fatta per loro e si scambiano un'occhiata, ancora un po' sorridenti. Il sorriso però va man mano smorendo in un crescente sbalordimento, finché non potendo né fuggire e nemmeno indietreggiare, addossati come sono alla spalliera del divano, non più sbalorditi ma atterriti ora, levano istintivamente le mani come a parare la folla che seguitando a procedere si è fatta loro sopra, terribile. I tre maggiorenti, quelli che proprio per loro e non per altro, s'erano riuniti a consulto in una sala segreta, proprio per la voce che serpeggiava dal loro riso inammissibile, a cui hanno deliberato di dare una punizione solenne e memorabile. Ecco, i tre maggiorenti sono entrati dalla porta di mezzo e sono avanti a tutti, coi cappucci del domino abbassati fun sul mento e burlescamente ammanettati con tre tovaglioli, come rei da punire che vengano a implorare da loro pietà.
Appena sono davanti al divano, una enorme, sardonica risata di tutta la folla degli invitati scoppia fracassante e rimbomba orribile più volte nella sala. Quel povero padre, sconvolto, annaspa, tutto tremante, riesce a prendersi sotto braccio i due figli e tutto ristretto in sé, coi brividi che gli spaccano le reni, senza poter nulla capire, se ne scappa, inseguito dal terrore. Il terrore che tutti gli abitanti della città, tutti, siano improvvisamente impazziti. Novelle per un anno, come le intitolò lo stesso Pirandello.